Fateci tornare a scuola in sicurezza! Fateci tornare a scuola in sicurezza! Tito Livio volta Severi dopo l'occupazione di 2 giorni fa del liceo classico Manzoni in 3 istituti milanesi. Questa mattina gli studenti hanno deciso di protestare contro la didattica a distanza e l'ordinanza di Regione Lombardia che ha posticipato il rientro a scuola dei ragazzi delle superiori al 25 di gennaio. Al liceo scientifico Volta, dopo le prime tensioni iniziali tra personale scolastico e studenti che cercavano di entrare nell'edificio, la tentata occupazione si è trasformata in un'assemblea all'aperto autorizzata dal preside che ha concesso ai ragazzi di rimanere nell'edificio fino alle 16 di oggi. Per noi è necessario poter andare a scuola sempre e che la scuola sia un luogo sicuro, quindi il fatto che la zona sia rossa e che la situazione sanitaria sia grave, e noi questo lo riconosciamo ovviamente, non per forza deve escludere una didattica in presenza, perché è quello che noi abbiamo diritto. Per questo in realtà essere qua in zona rossa è ancora più significativo, perché dimostra quanto la nostra volontà di tornare a scuola in realtà debba andare oltre al colore delle zone. Al liceo classico Tito Livio invece i ragazzi sono subito stati fatti entrare nel cortile, si sono seduti in cerchio e anche qui hanno iniziato un'assemblea condivisa per discutere i punti principali di un documento attraverso il quale vogliono esprimere la loro visione di una scuola che possa ripartire in sicurezza a prescindere dal colore in cui si trova la regione. Occupiamo per manifestare contro il fatto che il governo non ha tenuto conto di noi, ci ha trattati come l'ultima ruota del carro, non ci ha dato rispetto. Non ci ha dato sicurezze, non ci ha dato date certe per il rientro, non ha messo la scuola in condizioni di poter rientrare, e manifestiamo anche contro l'ordinanza della Regione Lombardia che aveva prorogato fino al 25 la chiusura delle scuole e invece poi si è dimostrata una misura totalmente sbagliata, come ha detto il TAR, soltanto che adesso noi potremo tornare a scuola, ma forse torna in zona rossa Lombardia, quindi non possiamo più. Dopo la decisione del TAR che ha bocciato l'ordinanza regionale, evidenziando come non sia la scuola il vero problema dei contagi, ma semmai i possibili assembramenti sui mezzi pubblici, i ragazzi ora più che mai vogliono che venga fatto qualcosa di concreto. Secondo noi bisogna sempre fare di più, vogliamo che veramente vengano investiti dei fondi per la scuola, cosa che manca da anni in Italia, quindi chiediamo che la scuola sia veramente la priorità, e ci ha dato fastidio ad esempio sapere che i negozi dello shopping sono aperti, la gente è in circolazione e noi ogni giorno ci dobbiamo collegare davanti a un computer. Noi contestiamo anche molto la Regione Lombardia perché continua a rinviare e non ci dà assolutamente sicurezze sul ritorno a scuola, e insomma apprezziamo il lavoro che stanno facendo anche i prefetti di Milano, però crediamo che insomma i fatti parlano, noi siamo ancora